vittoria in 4 giornate e una posizione di classifica decisamente invidiabile. Questo è il ruolino di marcia in Serie B2 della Novello Camedil Vicenza, che dopo la battuta d'arresto all'esordio contro le mantovane dell'Asola non ha più sbagliato un colpo. Con la vittoria di sabato contro il Volley Mareno, le ragazze di Marchiaro sono salite a quota 9 punti, soffrendo un po' troppo nel primo set, ma portando a casa il terzo successo consecutivo e il secondo cappottino casalingo dopo il 3-0 confezionato al Pordenone. Partita praticamente senza storia, dato che anche nel primo parziale a tenere in vita le trevigiane è stata più la svogliatezza biancorossa che l'effettiva consistenza dell'avversario. Assirelli e compagne si sono adeguate al ritmo basso della partita senza riuscire a mostrare la loro migliore palla a volo, come spesso accade alle squadre giovani. Alla fine contano però i 3 punti e quelli non sono mancati, in attesa di banchi di prova più impegnativi. E il primo scontro al vertice è atteso già per domani sul campo dell'ex capolista Antares Verona, che la Novello Camedil affronta in trasferta a Palazzina. Quella scaligera è una squadra attrezzata pesantemente per la categoria, con elementi come Zampieri in grado di fare la differenza in B2. Tra le prossime avversarie c'è anche una ex biancorossa, la trentina Silvia Fondriest, cresciuta nelle giovanili del gruppo Joy Volley Vicenza. Le interviste. Michele Marchiaro, tecnico della Novello Camedil Vicenza, anche oggi una vittoria senza tanti problemi per voi contro il Volley Mareno. Sì, una vittoria, quindi bene il risultato, bene i 3 punti, fanno sempre comodo, sicuramente non bene il modo in cui sono arrivati, alcune incertezze, il gioco non è stato brillante come quello che proviamo in allenamento, però non è facile giocare questo tipo di partite, il ritmo era molto lento del gioco, spezzettato da decisioni arbitrali, a mio parere giuste anche, molti doppi in palleggio c'erano. Però il ritmo comunque si è abbassato di molto e noi questa cosa la patiamo molto, una caratteristica che storicamente le squadre giovani soffrono molto, insomma, questi ritmi. E quindi non faccio una colpa alle ragazze, che anzi sono state comunque attente e nei momenti importanti hanno chiuso la partita. Prima partita in campionato che aveva riservato qualche difficoltà per voi, anche l'unica sconfitta, sono arrivate dopo 3 vittorie, e che come cambiano le vostre prospettive? Ma io ho già detto inizio anno che non cambiano, cioè noi non abbiamo obiettivi a lungo termine, ma ci siamo posti l'obiettivo di crescere ovviamente e di giocare bene sabato dopo sabato, quindi l'esperienza degli anni scorsi di puntare a obiettivi come la promozione, che ovviamente è l'unico obiettivo che possiamo porci, quindi altri obiettivi li considereremo dei limiti, quindi noi andiamo settimana per settimana e vediamo l'avversario che abbiamo di fronte. La prima partita probabilmente non fa testo, è stata veramente una partita steccata, noi siamo un'altra squadra, però un messaggio che do anche alle giocatrici: ci sono molte squadre forti in questo girone e dobbiamo crescere e fare ancora di più, mi riferisco al Cerea, mi riferisco all'Antares Verona, allo stesso Montecchio, molte squadre molto ben attrezzate che ho già visto a video, molto belle squadre, quindi chiederò alle ragazze un impegno ulteriore, però obiettivi a piccoli passi, ecco, a breve termine, settimana dopo settimana. Anna Isabella, libero della Novello Camedil, oggi impegnata in 2 partite, la prima con la Serie A con la Minetti nel ruolo di vice di Monica De Gennaro, la seconda subito dopo da protagonista. Come hai vissuto questa giornata, per te un po' particolare? È importante imparare prima e mettere in pratica dopo. Sono stati 3 punti importanti per la nostra B, che come si dice non c'è 2 senza 3, e dopo un inizio un po' in salita siamo riuscite a prendere in granare, anche se comunque non riusciamo ancora a esprimere il nostro gioco ideale. Si spera, essendo che il campionato è lungo, siamo giovani, abbiamo margine di crescita, di riuscire entro fine campionato di fare un buonissimo campionato. Irene Gomiero, 14 punti contro il Volley Mareno, una prestazione importante, però si può ancora fare meglio. Sì, sicuramente, non siamo partite subito bene, infatti il primo set abbiamo anche rischiato di perderlo, però comunque dopo abbiamo iniziato a dimostrare il nostro gioco, adesso la prossima partita sarà sicuramente una partita importante, giocheremo contro anche una nostra ex compagna di squadra e vedremo di dare il meglio per portare a casa altri 3 punti. Ritrovate Silvia Fondriest, una ragazza che conoscete tutte molto bene. Sì, faceva parte del nostro gruppo e sappiamo che hanno comunque anche un buon gruppo, un gruppo forte, quindi tenteremo comunque di allenarci bene questa settimana e di dare il meglio durante la partita.
Flavia Sirelli, capitano della Novello Cama Edil, vincente ancora per 3-0 contro Voli Mareno. Una partita, tre punti importanti, non tutto è andato come volevate. Sì, beh, insomma, tre punti importanti appunto, però si può comunque migliorare, fare meglio. Comunque sono dei punti che ci servono per la classifica, per andare avanti, perché il nostro obiettivo comunque è il massimo. E niente, comunque stiamo andando bene, cerchiamo di migliorare. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato Vicenza Più ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più donna. Vicenza Più aziende. Vicenza Più sport. Vicenza Più cultura. Vicenza Più giovani. Vicenza Più mode. Vicenza Più, tua ogni sabato in edicola o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città. Vicenza Più, più liberi di sapere. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. Andiamo a leggere allora i risultati della quarta giornata della Serie B2 femminile, Girone C. Domo Vip Porcia, Anton Veneta Monfalcone 3-2. Volley Asola BS Triveneta Pordenone 3-0. Novello Camedil Vicenza Volley Mareno 3-0. Atafin Travel Trento AEP Olivieri Verona 3-2. Mesped Medoacus Selvazzano IPAG Verde Bio 90 Vicentina 0-3. Isuzu Pallavolo Cerea Top Team Conegliano 3-0. Sorella Ramonda Montecchio GPS San Vito 3-0. Codigese CIM Meta System Padova 3-1. La classifica dopo 4 giornate della Serie B2 femminile, Girone C. In testa in solitario Codigese CIM 11 punti, Isuzu Pallavolo Cerea e AEP Olivieri seguono a 10, Novello Camedil Vicenza 9 punti, Sorella Ramonda Montecchio 8, così come Volley Asola e Atafin Travel Trento. IPAG Verde Bio 90 Vicentina 6, insieme a Metasystem Padova e a Mesped Medoacus Selvazzano. Poi a 5 Domo Vip Porcia, Anton Veneta Monfalcone e Top Team Conegliano 4 punti, a 1 punto Volley Mareno Treviso e a 0 GPS San Vito e BS Triveneto Pordenone. Il programma della quinta giornata, Volley Mareno BS Triveneta Pordenone, AEP Olivieri Verona contro Novello Camedil Vicenza, Domo Vip Porcia Isuzu Pallavolo Cerea, Top Team Conegliano Atafin Travel Trento, IPAG Verde Bio 90 Codicese CIM, GPS San Vito Volley Asola, Anton Veneta Monfalcone Mesped Medoacus Selvazzano, e Metasystem Padova, sorella Ramonda Montecchio. Bene, per questa puntata di Pallavolley TV è veramente tutto. L'appuntamento con la grande pallavolo biancorossa torna sempre su questa rete la settimana prossima.